Riallacciandomi a quanto dicevo prima, vorrei segnalare come ovviamente il favore della comunità tiesina sia stato legato anche, anzi, in buona parte agli sforzi e a questa straordinaria capacità organizzativa che hanno dimostrato Demetrio Ruda e la moglie Kika De Montis, che insieme hanno, come dire, rappresentato una spinta propulsiva perché questa iniziativa, soprattutto il progetto che si aveva di voler con grande forza iniziare con una prima presentazione proprio su Chiesi potesse trovare come dire, accoglimento. E, questo lo dico perché vorrei, riallacciandomi a questo, anche presentarvi Silvia Deiana, che è qua al mio fianco e che siede qua con noi sia in rappresentanza dell'espressione culturale chiesina in questo momento, ma anche dei SAS Maestralinas, che è il gruppo appunto folcloristico di cui fa parte, e quindi vorrei che unitamente, eventualmente dei saluti che volesse portare, ci raccontasse anche questa loro esperienza e questa prosecuzione nella tradizione chiesina del folklore. Grazie. Io sono qui rappresentante del nostro gruppo, che è un gruppo esclusivamente femminile, che si chiama appunto SAS Maestralinas e che il cui nome deriva da un canto tipico tradizionale solo di Chiesi, anzi esclusivo del paese di Chiesi, e che era appunto utilizzato come serenata per la propria amata. Questo comunque anche a riprova del fatto che poesia, cultura, ballo, arte viaggiano tutti sullo stesso binario. Infatti, a proposito di questo vorrei leggervi una riflessione. Credo che Non una deve comunità. accendere il microfono. No, è spento. È così. No, è accento. Come le rockstar. Come gelato. E infatti si chiama gelato. Credo che una comunità non sia composta in sé solo dalle persone che ne fanno parte, ma che sia soprattutto formata dalla memoria collettiva di queste, che ci rende ciò che siamo oggi. L'uomo tende a ricostruire e a cercare il proprio passato. Una cultura priva di radici non può infatti avere futuro. In genere ognuno di noi si identifica nelle opere di chi, attingendo alle radici, costituisce le fronde della nostra cultura. E in questo caso la parola cultura è sinonimo di poesia, che non deve essere intesa nel senso più stretto del termine. Quando ci si sente parte di qualcosa, si prova quasi un debito di riconoscenza, ci si sente in dovere di far percepire al prossimo il nostro senso d'appartenenza, ed è in questo momento che tutto diventa poesia. Sono poesie le righe scritte dai numerosi poeti, sono poesie i numerosi dipinti che ci rappresentano, e poesia la voce di chi, come il tenore, che ancora non sono presenti, o i cantanti, omaggiano ciò che sono e che siamo stati. Ed è infine poesia anche il nostro muovere passi al ritmo della nostra musica, delle nostre voci e con i nostri abiti che oggi abbiamo indossato, per omaggiare nel modo a noi più congeniale tutto ciò che rappresentiamo. La stessa Pinuccia Genesimo Maffei, in uno dei suoi componimenti, Sol per tu, dice, sol per te, patria mia adorata, solo per te io canto ancora la canzone del mio cuore. E noi stasera vorremmo mostrarvi il nostro modo di cantare la canzone del nostro cuore. Senti, no, ma che